Buonasera. Questa parte. No, è che ci sono le dichiarazioni ufficiali. Ok. Grazie. Potete solo dire se l'avete formalizzato con il voto. Ci sono le dichiarazioni ufficiali. Se avete ratificato il presidente Foa. Sì, certamente. Perché il resto non ho nessuna dichiarazione da fare. Ma è una votazione al vuoto? Cioè siete sicuri che ci siano i voti poi in vigilanza RAI per ratificarlo? La ringrazio, io non ho altro da dichiarare, molto gentile. Ma com'è andata? È andata bene, abbiamo nominato il presidente, e i vertici sono pronti a lavorare per l'azienda e quindi speriamo che vada tutto come deve andare domani in vigilanza. Il suo è stato l'unico voto negativo, ce l'ho confermato. Voto contrario, sì. Come mai? Beh, per ragioni evidenti e ovvie, non, come ho già detto e ho già dichiarato, FOA non, per me non assolve ai criteri di garanzia nei confronti del Consiglio di amministrazione e non solo, anche dell'azienda, tutto qui. Sono astenuto perché il metodo con cui sono stati fatti e nominati gli amministratori delegati e il presidente non, forse meritava un momento di riflessione in più, perché noi auspicavamo quantomeno un po' di tempo per avere un dibattito pubblico che non è scritto nella legge, però forse per un principio di trasparenza sarebbe stata opportuna. Questo non c'è stato, quindi io non posso giudicare, come dire, solo da agenzie di stampa dei rispettivi del presidente dell'AD, ma giudicheremo dagli atti a questo punto, da quello che faranno. In CDA avete discusso dell'eventualità che domani la vigilanza RAI non confermi questo? No. No, assolutamente. È un po' un'elezione nel buio oppure in realtà c'è un accordo per poi spingere? Noi come dipendenti e io come rappresentante dei dipendenti ci siamo proprio con questo voto tenuti al di fuori di tutta la dinamica partitica, non politica, quella partitica. Ma secondo lei ci sarà l'accordo per domani in vigilanza? Perché al momento Forza Italia ha detto che continua a non voler votare FOA. Questo non glielo so dire. Potrebbe essere lei l'uomo di rincalzo a questo punto? Lei si sentirebbe pronto per essere... Io ho votato Marcello FOA con grande orgoglio, con grande soddisfazione, perché è un grandissimo professionista, un intellettuale libero e credo che sia un ottimo presidente per la RAI. Abbiamo un ottimo amministratore delegato, quindi siamo pronti a lavorare. Poi lei adesso sono questioni sarebbe pronto politiche. Lei comunque? Siamo pronti a lavorare con Marcello FOA presidente e con l'amministratore delegato. Grazie. Grazie.